Grazie Presidente, saluto i numerosi membri del Governo, complimenti per la presenza in aula, colleghi senatori. In questo momento il nostro Paese rischia il ridicolo, perché questo Governo sta affrontando l'emergenza sanitaria in modo superficiale e le conseguenze purtroppo si prevedono drammatiche. Si stimano già ben 30 miliardi di euro persi, le difficoltà economiche sono sotto gli occhi di tutti e ora pretendete di risolvere i problemi del nostro Paese, delle nostre imprese con questo decreto mille proroghe. Ma guardate che li rinviate soltanto, perché questa a casa nostra, dalle mie parti, si definisce semplicemente ipocrisia. Visto che siete totalmente inadeguati ad occuparvi delle priorità di questo Paese, bisogna fare uno sforzo, come hanno già detto i miei colleghi prima, e cambiare il nome a questo provvedimento. Chiamiamolo pure mille pasticci, l'omnibus, mille pause, più che il mille proroghe, perché questa è la certificazione di una incapacità politica, della vostra politica, di non riuscire a dare delle risposte agli italiani, perché chi proroga non sa costruire, chi proroga non sa fare strategie, non sa declinare le istanze sociali e rielaborarle in progetti politici duraturi. Guardatevi ogni tanto allo specchio e sarete in grado di leggere con molta chiarezza la descrizione di quello che siete, cioè assolutamente incapaci. Avevamo l'occasione con questo provvedimento di riparare ai vostri danni, ma l'atteggiamento irresponsabile di questo esecutivo per l'ennesima volta non ce lo consentirà. Abbiamo assistito ai capannelli, all'ostruzionismo che vi siete fatti da soli, a una continua divisione su temi importanti e su questioni poco edificanti. Vi siete divisi persino per la spartizione di queste pochissime risorse che sono state messe sul tavolo di questo mille proroghe. E allora diciamolo chiaro a tutti gli italiani, chi sono i veri sciacalli? Non siamo certo noi, quelli seduti da questa parte dell'aula. L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole, diceva Ezra Pound. È vero, sono tutte quelle che voi avete utilizzato per farti digerire questo provvedimento vergognoso. Vi sono mancate invece le parole vere, reali, sincere, per sostenere le imprese, i lavoratori, le famiglie, i giovani e gli anziani. In Italia ci sono decine di migliaia di aziende del comparto agroalimentare e nemmeno una misura è stata prevista nel mille proroghe da questo governo per la loro tutela, badate bene, per il sostegno e la valorizzazione. Noi vi abbiamo sentito parlare di New Green Deal, ma sulle detrazioni fiscali per sostenere gli agricoltori e contenere l'impatto climatico dei cambiamenti climatici non avete fatto nulla, non un euro. Eppure il nostro agroalimentare vale 210 miliardi, il 12% di PIL, ci riempiamo la bocca a dirlo in ogni trasmissione televisiva, poi alla base gli agricoltori, i produttori agricoli vengono lasciati da soli. Guardate, per esempio, il florovivaismo è un settore di punta del Made in Italy, con un valore della produzione di 2,5 miliardi e con 27.000 imprese con oltre 100.000 occupati, impegnati nella coltivazione di oltre 2.000 specie vegetali. Avrebbe bisogno di interventi strutturali, non di mancette. E poi, badate bene, bisognava intervenire da subito per abolire la plastic tax e la sugar tax. Invece vi ostinate ad accanirvi contro le imprese che sono costrette ad abbandonare il nostro Paese per produrre a basso costo all'estero, con conseguenze negative sugli investimenti, sulla produzione e sul lavoro in molte regioni italiane, tra cui alcune di queste hanno dei tassi di disoccupazione che superano il 20%. E poi guardate che anche la Brexit metterà in ginocchio le nostre esportazioni agroalimentari per almeno 3 miliardi e mezzo di euro, soprattutto vino, ortofrutta fresca e trasformata, come i derivati del pomodoro, ma anche la pasta, i formaggi, l'olio di oliva. Un danno enorme che dovrebbe essere compensato dall'introduzione
di forme di ristoro dei danni subiti dalle imprese e da nuovi investimenti per la difesa e la valorizzazione del Made in Italy. Invece nulla, zero assoluto anche qui, è una vergogna. L'acquisizione poi, vi parlo di uno specifico, della documentazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, così come è concepita, continua a paralizzare, a penalizzare il sistema degli organismi pagatori e penalizza le piccole aziende agricole. Anche qui ci attendevamo un provvedimento nel milleproroghe che non è mai arrivato. C'è una crisi economica in atto, iniziata a fine 2019, ne siamo consapevoli, che nel 2020 si aggraverà a causa degli effetti economici del coronavirus, ma questo governo preferisce girarsi dall'altra parte, guardare indietro piuttosto che guardare avanti. Un governo che non riconosce il valore di un settore strategico come quello dell'agricoltura e anziché incentivare e supportare il mondo agricolo si accanisce su chi coltiva la nostra terra, su chi dà valore alle tradizioni, all'enogastronomia, a chi investe tempo e denaro. Ricordatevi che lo stanno facendo per un'agricoltura di eccellenza, sana, green e competitiva, nei confronti dell'Europa e non solo. Già, l'Europa. Vale la pena ricordare che nel 2018 in Europa noi siamo stati contributori netti, come Italia, per oltre 5 miliardi di euro. Nel 2017 di oltre 3 miliardi e mezzo di euro. Se sommiamo i dati dal 2014 al 2018, superiamo i 18 miliardi di contribuzione netta, cioè il valore di un punto di PIL. Quello che oggi ci servirebbe, non sono spiccioli, perciò l'Europa è pregata di restituirci il di più in un momento di difficoltà. Queste cose noi dovremmo leggere nei provvedimenti. Eppure questo governo non si muove su questo tema e ancora una volta lasciamo cadere la mannaia contro i produttori più deboli. Invece di anteporre gli interessi del Paese alla vostra sete di potere, avete venduto l'anima per rimanere incollati alle sedie. È l'ennesima occasione persa per andare incontro alle imprese e non far pagare agli italiani le vostre scelte scellerate. Fino all'ultimo noi abbiamo confidato in un dialogo costruttivo e sperato che si riuscisse a trovare con questo governo una soluzione di buonsenso, una serie di proroghe per tutelare sì gli agricoltori con gli stanziamenti per le imprese danneggiate dal maltempo, l'introduzione dei dazi a favore di progetti contro gli sprechi alimentari e per la realizzazione di nuovi impianti anche nell'agroenergia. Proprio su questo tema ho sentito autorevoli esponenti della maggioranza dire che si era risolto per i piccoli impianti fino ai 300 kW per produrre energia rinnovabile in agricoltura. Ebbene, purtroppo sono irrealizzabili, perché chi conosce la materia sa che è richiesto all'agricoltore autorizzato all'impianto l'utilizzo dell'80% di prodotti di produzione propria, cosa impossibile. Sono stati aboliti i contratti di filiera per l'acquisizione del prodotto e alla fine rimangono in panne questi impianti, non si possono realizzare. Infatti le domande per portare avanti questi nuovi impianti si contano sulla punta di una dita di una mano, ma essere magnanimi, perché forse sono anche di meno. Io poi vengo da una terra che purtroppo per questo governo è di frontiera, quella parte del sud del Piemonte, ed in particolare della provincia di Cuneo, enormemente penalizzata a livello infrastrutturale, dove i cantieri, come l'Asti Cuneo, sono bloccati da oltre 8 anni. Pensate che fino a 8 mesi fa, chi ora governa e presiede il Ministero delle Infrastrutture, protestava con presidio davanti alla Prefettura di Cuneo, perché quando noi eravamo al governo in pochissimi mesi non abbiamo sbloccato i cantieri. Passati al governo non è successo assolutamente nulla. Analogo ragionamento vale per il Tenda Bis. Da 3 anni aspettiamo che ricomincino i lavori già appaltati da ANAS, collegamento fondamentale col sud del Piemonte, con la vicina Liguria e con il sud della Francia. Lo stesso vale per i valichi, dove i nostri autoarticolati, i nostri autotrasportatori subiscono dei divieti assurdi dalla Francia, per poi vedere la concorrenza francese venire da noi senza divieti.
manutenzione viaria completamente assenti. Di tutto questo, ancora una volta, in questo provvedimento non c'è assolutamente nulla. Abbiamo chiesto a gran voce di nominare un commissario per risolvere le problematiche legate alle infrastrutture piemontesi sul modello di Genova. Nulla, nulla, nulla. È una vergogna. Signor Presidente, cari colleghi, oggi è il primo giorno di Quaresima, mercoledì delle ceneri. Per tutti i cristiani è un giorno importante. Segna l'avvio di 40 giorni che ci condurranno alla Santa Pasqua. Noi affidiamo l'Italia intera attraverso quest'Aula, soprattutto chi soffre, gli ammalati e chi si impegna per la salute di tutti. Affidiamoli al buon Dio e alla Madre della Divina Provvidenza, che superi l'umana incapacità e guidi tutti noi e chi ci governa al buon senso e dalla responsabilità. Visto che, come stanno andando realmente le cose negli ultimi tempi, stanno mancando entrambe. Grazie Presidente. Grazie, senatore.